più o meno la zona della Torre Antonia, quindi la coalizione mette in realtà probabilmente successo di là, va bene, siamo d'accordo. Di per sé ci sono luoghi e spazi romani antichi qui nel palazzo di fianco, nel palazzo di fianco e così via, ognuno ha il suo scavo che in qualche modo ti fa vedere un pezzo, noi leggiamo il brano. Al mattino, è passata la notte, al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Gli studiosi storici dicono che all'epoca quasi sicuramente gli ebrei non avevano il diritto civile di comminare la pena di morte e quindi devono andare a chiedere la pena di morte ai romani. Ecco, questo è il motivo di questo passaggio tecnico. Pilato gli domandò: tu sei il re dei giudei? Vedete, la domanda naturalmente cambia. Di là si discuteva del Padre Eterno, tu sei il Messia. Qui Pilato non ha interessi religiosi, ha interessi politici. Sei il rivoluzionario di turno, perché all'epoca di rivoluzionari di turno ce n'erano una discreta quantità. Se vediamo, questo è quello nuovo di oggi della giornata. Dice, okay. Tu sei il re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata, quindi folla ne abbiamo tante, la scena ci appare decisamente significativa, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Guardate che fine, sta dicendo: libero il vostro re? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti gliel'avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia per quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed egli di nuovo gridarono: crocifiggelo, ovvero ammazza il nostro re. Guardate che è perversa la cosa. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma egli gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine, sono i simboli regali, la porpora, il vestito regale, la corona, i simboli regali, e glielo misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: salve, re dei giudei. Pilato accuse Gesù per i suoi fini, per le sue cose. Adesso vi faccio vedere io cosa chi pensa di fare il re dei giudei, guardate che fine fa. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Per chi ha visto appunto il film The Passion, quello che citavamo ieri, tanto terribile appunto storico, la scena della crocifissione è forse la scena più dura di tutto il film, ma non è così lontana dal vero, era una delle forme più di terribile tortura. C'è un particolare che lo vediamo fuori, ma qui c'è una cosa da notare: che cosa fa Gesù in tutto questo? Pace. Pace. È la cosa con cui ricordiamo, io credo che lui avesse in mente quello che diceva il profeta Isaia: come pecora condotta al macello. Come pecora condotta al macello. Me lo prendo e lo porto. Usciamo e ci spostiamo di qualche metro. La tradizione chiama quest'arco, che naturalmente non c'entra niente dal punto di vista dell'epoca, come l'arco dell'Ecce Homo. Dobbiamo fare un salto, usciamo dalla narrazione di Marco e entriamo in quella di Giovanni, che è un po' particolare rispetto all'altra. È molto bello il dialogo che Pilato fa con Gesù sul tema della verità.
ma alla fine, diciamo, la condanna, riprendiamo questo schema, e aggiunge questo dettaglio al Gesù coronato di spine e vestito di rosso. Dice così il testo di Giovanni. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. In Matteo dice: prese un bacile e si lavò le mani. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. E c'è uomo, ecco l'uomo. Guardate come funziona la storia. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Giovanni è molto raffinato quando scrive, è un testo molto raffinato, non è un testo banale. Pilato sta facendo vedere chi è l'uomo. Era così. Non possiamo pretendere che fosse diverso adesso, no? Ecco l'uomo. Vuoi vedere chi è l'uomo? Guarda questo volto martoriato, massacrato, recuperato. Io credo che noi, ecco l'uomo, l'abbiamo visto oggi, in tutti i volti che abbiamo visto allo Yad Vashem. Ecco l'uomo, guarda, guarda l'uomo. Ma la cosa ancora che colpisce di più non è neanche questa. È esattamente che vedendolo, come lo videro, come videro l'uomo, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. C'è una storia che continua a condannare l'uomo, a prenderlo e a farlo soffrire. Ti viene rivelato il vero volto dell'uomo e la cosa che sai dire è: ammazzalo. Vedete che in 100 metri si incastrano un tema teologico, una questione politica e una riflessione sull'uomo. Nella Pasqua di Gesù si intreccia la rivelazione di Dio. Chi è Dio? E dov'è Dio in tutto ciò? Ci si interroga su cosa significa la politica e le questioni e gli interessi, e più ancora ci si riflette su: ma chi è l'uomo davvero? Chi è l'uomo oggi? Qual è il vero volto dell'uomo? Ma c'è un altro lato ancora, e Giovanni ci calza dentro in questa cosa. Chi è l'uomo? Certo, la prima cosa che appare è un volto deturpato dalla sofferenza, no? E dove la gente appunto non ha nient'altro che dire: ammazzalo e squartalo del tutto, che così abbiamo bella che è finito. Ma in realtà Giovanni va oltre. Quel Gesù lì è quello che lui ha deciso di morire per amore. Cioè, se c'è finito lì è perché vuol rimanere fedele a questo principio d'amore che lo ha guidato a tutte le cose. Chi è l'uomo? È quello che muore per amore. Non era questo il balcone, va bene, ma da qualche parte qui, questo a Gerusalemme, è ciò che si mostra. Chi è l'uomo vero? Ma quello che muore per amore. Il volto e non la maschera. Qual è il vero volto? La frase di Rondelli. Dice: imparerai a tue spese nel lungo tragitto della vita che incontrerai molte maschere e pochi volti. Per dirla alla Pirandello, è il volto di un uomo che muore per amore.